Ciao amici collezionisti amanti a Topolino, quest'oggi un'altra storia da record, anche se non si direbbe perché il fumetto è molto anonimo, le storie al suo interno, grandi autori, però nulla di citato in quanto record, ma dopo la storia più piccola, Topolino Noino, dopo la storia più lunga, Legata a Ciccio, qui abbiamo la storia forse tra le più particolari se non l'avvolutamente più particolare, perché sul finale c'è anche... Una domanda che viene fatta ai lettori, che vi svelerò poi la risposta sul punto finale stesso della storia. Cosa che io non avevo assolutamente notato, avevo qualche dubbio in merito alla storia, perché sapevo fosse da record, ma non capivo il motivo, non me l'avevo documentato abbastanza, però era impossibile a mio avviso capirlo, non so in quanti riuscirono a farcela, siamo nel, eh, siamo nel 97, quindi non c'era neanche internet, non c'era forum quindi bisognava capirlo da sé, forse era meglio così. Guardiamo il tutto meglio assieme. Uno sguardo alla copertina di un grande Marco Ghiglione, autore dimenticato ma non da me, perché mh, per me com come copertinista funzionava abbastanza bene. Certo, oggi non funzionerebbe più, è invecchiato male per via degli sfondi, sicuramente, anche un po' per le posizioni dei paperi, però le più belle copertine di quei periodi per me sono di Marco Ghiglione. Il fumetto, ripeto, abbastanza anonimo, è un numero la qualunque, 2174, siamo nel 97, quindi circa un anno prima della mia nascita, non ricordo assolutamente nulla di questo periodo, neanche dei successivi 5-6 anni, assolutamente, però come si sa, Topolino è carta indelebilmente macchiata e quindi in eterno chiunque può sfogliarla e può in qualche modo vivere quei momenti. Un periodo pre-internet durante la lettura non si fa alcun riferimento a, al www cioè al web neanche i telefoni ancora si citano siamo in quel periodo di, di transizione nell'attesa della nuova avventata tecnologica il topolino ancora viveva di ricordi ricordando che soltanto tre anni prima c'è stato quel grande boom del milione e centomila copie tirate ma perché questa storia è definita tale? Bene, prima ve ne parlo e poi vi dico anche il motivo, ovviamente. Vi mostro qui le pubblicità: anzitutto, con la rocchetta. Al tempo anche le, le case, le aziende eh, differenti dal fumetto si interessavano al topolino, quali Rocchetta per esempio, ma non soltanto, creando gadget di questo tipo. Non è il mio preferito ma io ricordo dell'acqua rocchetta il gadget delle porte da calcio e del piccolo subuto che veniva realizzato con i personaggi Che io possiedo completo con le uscite con Topolino quindi di fatto posso definirlo tale Ma non in termini assoluti perché poi uscirono altri 6 o altri 12 addirittura personaggi però solo e soltanto con l'acqua la, Ad oggi non li ho non so manco se mi interesserebbe mai averli comunque fu una bella iniziativa oggi le, le aziende esterne se fanno qualche calamita, qualche pezzo di carta o qualche micro statuina è già tanto ma al tempo Topolino aveva una caratura importante, era un fumetto dove tutti, tutte le aziende ambivano a starci oggi Topolino forse rincorre invece che essere rincorso, vabbè i tempi cambiano giustamente il titolo è Sfida Topolinia. Ancora un piccolo contesto, siamo con Faraci Cavazzano, un Cavazzano in forma splendida. Vi mostro qualche immagine, ma già soltanto questo vi fa capire di cosa parliamo. Eh, siamo nel suo apice, un apice che mh, non sono l'unico a pensarlo. Inizio negli anni 80 e terminò comunque circa 30 anni dopo. Eh, ad oggi Cavazzano vive molto di rendita, vive del suo stile, del suo tratto. Sì, però eh, si può notare che ha qualche imperfezione, forse anche qualcuna evidente. Ma insomma, Cavazzano è stato pure questo, ricordando che ad oggi Cavazzano, io lo ripeto sempre perché è giusto sottolinearlo, gode di ben 62 anni di attività. Considerando nel 62 proprio la sua prima storia inchiostrata, all'età di circa 20 anni, ma no, anche molto meno, 17. Quindi lui ebbe la possibilità di vivere il Topolino quasi fin dall'inizio o comunque di conoscere i più grandi maestri. Sicuramente conobbe pure Martina, anche se. Eh, non so se ci fu mai una storia di lui con disegno cavazzano comunque tramite indax è possibile verificare faracci invece siamo un, un po' ag agli inizi ecco. non so da quanti anni che era, fosse presente ma eh, come, come sceneggiatore molto noir sicuramente il mio faracci preferito è qui è in queste storie eh, comiche sì ma in cui c'è un mistero oggi faracci si è un po' reinventato riconoscendo comunque eh, che l'autore non tratta solo Disney ma spazio in tanti generi, quindi è normale che abbia le capacità per spaziarli. E parliamo della seconda storia al commissariato, infatti proprio Frace Cavazzano, eccetto per una storia in cui venne coinvolta anche Zeke, realizzarono ben 11 storie dedicate al commissariato in cui venne anche inserito Rispetto alle Roxassi, personaggio che non compare in questa storia ma mi pare comparve nella prima chiamata la lunga notte del commissario Manetta se non vado errato e da qui ecco si è voluto ampliare sempre di più il parco dei personaggi all'interno del commissariato anche se poi di fatto ricordiamo Manetta, Roxas e il commissario stesso non ricordo se c'è anche la donna perché di fatto c'è una ragazza nel commissariato ma non so se in queste storie Tanti altri sì, ma poi vennero comunque in qualche modo lasciati stare nel corso del tempo. Però ci fu questo bel ciclo di storie e questa è la seconda. Una storia per me molto bella, ma ripeto, perché c'è un record, c'è qualcosa di mai visto che la rende molto particolare. Ma di cosa parliamo? Protagonista assoluto è Manetta, il che è particolare perché solitamente Manetta fa un po' la spalla eh, di Basettoni, invece qui è un po' protagonista, un personaggio che... Non mi fa impazzire, è un po' troppo sciocco, al contrario di Basettoni, quest'ultimo molto serio e molto diligente, invece Manetta un pochino più, più sciocco e più distratto, però poi ovviamente nulla da dire sul personaggio è, è perfetto, considerando che anche al tempo aveva il suo mitico sigaro, eh, sigaro che compariva anche beatamente in prima pagina, pistola, pistola e sigaro, <ride> ed espressione cattiva, qualcosa che oggi non si vede più. Parliamo di 26 anni fa, però vedete come il mondo cambia. A volte io penso, fra 26 anni per esempio, come sarà il mondo? Boh, già prossimo anno, come sarà? È in continua evoluzione, velocissimo questo mondo, molto fluido, per citare Bowman. E capiremo quindi se rimpiangeremo questi tempi, 2024, oppure se li ricorderemo con, eh, con nostalgia o, o se li ricorderemo. Comunque... Manetta, protagonista, perché si ritrova al commissariato, si ricorda, prima di andare a casa, che deve passare da, da, dall'ufficio del commissario, Basettoni, perché deve ritrovare una cassetta. Ecco, anche questo elemento che oggi non viene più ripreso, perché la cassetta è una cosa di desueto, ma al tempo c'era questo. Non ricordo se ci fossero già al tempo i CD-ROM, i DVD, ma sicuramente la cassetta stava vivendo forse il suo ultimo periodo di, di vita, per poi essere soppiantata dai computer, dai file in generale, però... Al tempo per vedere un film si guardava la cassetta, Ecco, qualcosa che non ho vissuto ma che è casa mia, è una parete piena di esse e chissà quante altre in garage. Un film che si chiama Assalto al Covo, questa è la cassetta che Basettoni a quanto pare ha chiesto a Manetta di guardarsi per questa serata e per vivere in tranquillità, ma qualcosa che non va c'è ovviamente perché Macchia Nera è sulle tracce di manetta, o meglio di quella cassetta, perché perché quella videocassetta in realtà non è altro che l'esplorazione inedita del covo di Macchianera. Macchianera sapendo questo, mettendosi in contatto in qualche modo con qualche scagnozzo, vorrà recuperarla, perché se il commissario, se il commissariato dovesse per qualche motivo vedere quella cassetta, rovinerebbe i piani di un prossimo colpo che Macchianera vorrebbe mettere a punto. Però Manetta non lo sa anche se i dubbi ci sono perché all'interno del, del film si parla di basettoni, però non ci pensa, eh, sottolineiamo questo atteggiamento un po', un po' sciocco, un po' di sotto di manetta e quindi va avanti così. E per cui l'ispettore verrà tutta la sera distratto, disturbato da dei piazzisti, che in realtà altri non sono che macchianeri sui scagnozzi che provano, a entrare in casa per poter prendersi la cassetta. Qualche esempio, qualcuno che prova a vendere un corso di topologia, un altro che prova a vendere uno struzzo in bronzo in scala 1 a 1, ancora 4 campi da golf in Alaska oppure un raro tappiro a molla, uno aspira tutto. e Manetta risponde sempre che queste cose lui già le possiede ed è la verità, lui queste cose già le ha in casa. Vabbè, questa cosa un po' surreale però è così. Basettoni nel frattempo torna in ufficio e vede che il nastro la cassetta non c'è più dove l'aveva lasciata. Quanto poliziotto dirà a lui, l'ha presa manetta perché... sì, perché aveva capito che fosse la cassetta che doveva guardare il film. Batettoni nel frattempo quindi correrà verso casa, ma qualcun altro è più vicino a casa di Manetta, ovvero Maccchinera stesso, che tra l'altro proverà a entrare in maniera molto semplice, ma um, una frittata che provò a fare Manetta stesso gli andrà... Proprio a colpire il muso e quindi macchia nera sconfitto relativamente alla prima volta. Poi gli viene in mente una grande idea: in primis si camufferà lui stesso da idraulico, dicendo che ci sarà un grande problema, ma che poi di fatto Manetta stesso in qualche modo, senza saperlo, riuscirà a scacciarlo. Ma la grande idea è più la seconda, ovvero quello di trasformarsi in basettoni. Quindi un po' come Papa Perinicche con le sue maschere. Macchia decide di mettersi una maschera da commissario ed entrare in casa di Manetta. A questo punto Manetta è, è cotto a puntino: è molto facile in questo caso persuaderlo, anche perché la maschera di Basettoni, il portamento, i colori, le espressioni sono esattamente le stesse di quello reale. Ma qui colpo di genio di Faraci, secondo me, perché nel frattempo entrerà il vero commissario Basettoni. E Manetta non ci crederà, avrà un attimino di sussulto. Ma nel frattempo, che Manetta punta la pistola perché di fatto così esce la vignetta al vero Basettoni, quello finto che serve Macchia Nera di spalle non capisce il motivo di, di tali iliazioni perché Manetta, nel frattempo, dice a, a Basettoni, a entrambi in realtà, che eh, ho capito lo scherzo, ho capito l'inganno. Ma lui stesso, Macchia Nera da dietro, è il primo a, a dire la verità. Dicendo mi sono camuffato, sicuro, sicuro di farla franca, io sono il famoso Macchia Nera, o meglio, Macchia... Mh. E da qui si capiscono tante cose. Quindi Macchia Nera, purtroppo nella sua idiozia totale, perché qui si è molto, molto stupido, non capendo la situazione, si fa fregare in questo modo molto scemo, molto, molto sciocco, e andrà, andrà in galera. Tra l'altro, eh, simpatica questa vignetta in cui lui con la maschera da macchia nera però con tutto l'abito da, da poliziotto e la storia finirà qua eh, di fatto poi ricevendo anche le lodi da parte de de del commissariato stesso per comunque quello che ha fatto ora qual è il record o meglio qual è eh, quel qualcosa che rende la storia particolare leggiamo bene quello che ho scritto dopo sfide lettori vi è venuta la storia sfida dopo linea la storia che avete appena letto e non avete fatto niente di particolare non c'è niente ma proprio niente di strano ebbene tocca a voi Rileggete questa storia sapendo che c'è effettivamente qualcosa di strano per aiutarvi vi diciamo che la stranezza non riguarda il soggetto e che nel disegno non vi sono persone o oggetti nascosti da trovare per aiutarvi di più possiamo dire che nella storia manca qualcosa adesso basta, altrimenti diventa troppo facile scrivete le vostre risposte a questo, questo numero c'è ancora anche il fax entro il 16 agosto del 97 e da tutti quelli che avranno risposto esattamente entro quella data verranno estratti 10 lettori che vinceranno altrettanti abbonamenti annuali a Topolino. O una proroga di un anno, se già abbonati. Buona fortuna. Allora, io quando lessi la storia non mi ero assolutamente accorto. C'era qualche stranezza, però, la stranezza era più di stile. Però ho pensato, Faraci ho voluto così eh, sceneggiare la storia. Ovvero che molto spesso alcune frasi venivano un po' interrotte in maniera un po' anomala per quanto in maniera scorrevole venivano interrotte, per esempio stesso quando eh, si parla di Macchia Nera, quando lui ci scelò scoperto, non dice tutto il suo nome, ma dice Macchia... Mm. Ma anche all'inizio, ricordo tutta la storia, comunque ci sono delle, dei discorsi, dei dialoghi che vengono tagliati. Per esempio, commissario Cosa sta? ecco, io non l'avevo capito, onestamente. Ma questa storia è stata creata, o meglio, è stata poi rielaborata perché penso poi il direttore l'abbia voluta sistemare per, per questo scopo senza la lettera E. Allora, dall'inizio, dalla prima tavola all'ultima, questa storia ha tutte le lettere dalla A alla Z, come di consueto, eccetto la vocale E. Questo è un lavoro magistrale, un lavoro incredibile, un lavoro immenso. Sapendo questo mi sono riletto la storia e ho capito, ho capito anche il lavoro che c'è stato dietro, perché sicuramente molte battute vennero così inserite, non solo quelle tagliate a metà, ma anche tante altre proprio per evitare la lettera E. Ci sono alcuni dialoghi in effetti che non stanno così tanto bene, non sono molto bene al lettore, eh, ma per evitare la lettera E, parole con quella lettera, eh, il direttore con Faraci hanno dovuto rielaborare la storia proprio evitandola e creando questo piccolo concorso a premi, wow, irripetibile, penso che oggi non potrebbe essere più fatto, ricordando che al tempo non c'era internet, non tanto per cercare la soluzione, che ovviamente oggi sarebbe subito rilasciata, e quindi sì, ci sarebbe sempre un concorso a premi, però probabilmente sarebbero meno i premi, anche i partecipanti, però di più, insomma, non, è, non sarebbe più, più credibile come iniziativa. Ma anche perché non c'era un confronto, non c'era un appiglio, almeno io presumo così, i forum esisteva forse qualcosa, ma nel 97, i proto forum, ma in realtà penso di no. Non si fa menzione di siti neanche su Topolino, quindi penso che i primi siti, quelli accessibili, arriveranno negli anni 2000. Quindi io mi immagino i lettori che tra di loro boh, si chiamavano al telefono per capire cosa poteva essere la stranezza. Wow, oggi non funzionerebbe anche perché ormai c'è un precedente, immaginiamoci di dover creare una storia senza la lettera A, che sarebbe ancora più complesso tra l'altro, senza una consonante eh, o senza delle virgole, senza punteggiatura, con punteggiatura un po' sistemata male, ecco, ho l'impressione che non sarebbe più sorprendente quanto la prima volta, perché è sempre la prima volta a sorprendere scusate la ripetizione ma è così ricordando che la tiratura delle coppie al tempo era di sole 846.898 settimanali tirate certo vuol dire vendute magari 600.000 700.000 non lo so parliamo di noccioline <ride> sono numeri altissimi eh, e quindi immaginiamoci queste 600.000 persone magari 500.000 per essere ancora più bassi che ah, si sono letti la storia anche magari senza rendersene conto, perché è probabile che sia così, e poi hanno detto: Sta a fare questa redazione del finale. E si sono detti, Ma dov'è il problema? La storia è normalissima. E invece il problema c'è, o meglio, la particolarità c'è. Eh, non so in quanti, dal forum del Papersera per sera. letto che in pochissimi azzeccarono, però non so se un, con quali dati, con quali fonti loro o chi per loro, o Papersera per scrissero questa cosa. Sarebbe bellissimo se qualcuno nei commenti, però deve essere corretto nel dire ciò, dicesse mi paleso, sono uno di quelli che l'aveva pensata o comunque o avevo vinto, vabbè sarebbe bellissimo pensare questo. Comunque sicuramente parliamo di qualcuno che oggi ha una quarantina d'anni, no, anche, anche un bambino del tempo, siamo nel 97 e eh, vuol dire questa età. Nell'albo, tra l'altro, poi compariva anche il quarto episodio di Topo Colossal. Storia che vorrei portare anche in recensione perché ancora mi manca. Una storia eh, bellissima di St. che l'autrice completa. Storia che, tra l'altro, ricevette anche delle critiche recenti perché non venne ristampata e si sperava in ciò nella Humor Collection. Ma qualcosa da parte del, della Disney venne bloccato. Non so bene che cosa, onestamente, però. Mm, sono tutti fumetti questi che si trovano. A 5 centesimi, ok? Sono albi tra i più comuni in Italia. E certo per Topo Colossal, bisogna andarsi a leggere, però non ricordo quante, ma penso 16 o 17 parti. Quindi, 17 albi cominciano a essere poi anche complessi da recuperare. Le ristampe ci sono di Topo Colossal, sì, ma non così economiche oggi. E comunque, non alla porta di tutti. Poi avevamo Carlo Panaro e Giorgio Di Vita, con questa bellissima storia. lì la casa dei Portatilium. Dico bellissima perché ho molto apprezzato il disegno di De di Vita, che non è Massimo, ma è Di Vita Giorgio, che boh, magari in qualche modo l'ha provato a, a emulare in qualche vignetta, ecco, in qualcun'altra un po' meno. Questa è un'espressione non di certo da Massimo De Vita, ma in altre, secondo me, sì. Guardate che belli! Poi i colori, la carta al tempo era molto bella, era molto più, più spessa, si poteva sentire al tatto. Era sicuramente più lucida, però la preferivo di gran lunga. Andiamo avanti, c'era anche tabita. tra l'altro, in quella storia, qui avevamo, cos'è, il Tamagotchi? E mi fa di sì, vediamo. Un giorno da pulcino. Eh sì, meglio un Tamagotchi oggi con una gallina domani. Io questo non lo ebbi mai, ma ricordo di averlo visto, di averlo provato. Paolo, Lorenzo, Valentina, ecco i bambini di cui citavo prima, che oggi, eh, dunque, 11 anni nel 97, vuol dire dall'86 oggi, sono quasi 40 anni, bambini che oggi si potrebbero rivedere certo Paolo poteva farsi una foto più, più del suo viso però Lorenzo e Valentina possono dire io nel 97 in quel famoso numero da record che poi passerà la storia come particolare io c'ero con la mia faccia sono questi anche i ricordi vediamo un po di cosa si parlava anche in generale in quel periodo sono pulci no questo era un modo di fare edazionali in un periodo in cui stava arrivando la grafica digitale, ma era ancora molto agli inizi, molto acerba. Siamo della Seven, questo non si può dimenticare, lo è anch'io. Non in questi colori, ma molto simile. L'America in numeri. Dunque, vediamo un po': 211 milioni di tv. Wow, eh, parliamo del 97, una televisione di ogni 1,2 abitanti. Per un totale di 211 milioni di tv in tutti gli Stati Uniti. Poca cosa in confronto alle radio. Eh beh, radio che oggi sono dentro il telefono e che ho addirittura in tv, quindi non ci sono più quasi più. Sono più di 530 milioni di unità, pari a uno ogni 3,5 persone. Wow, 1710 giornali vengono pubblicati quotidianamente e vengono letti da 63 milioni di persone e negli Stati Uniti. Ecco, io penso che oggi sarebbe un grande dato se quel numero si verificasse in tutto il mondo. <ride> perché oggi pensare che nel mondo in 60 milioni leggono il giornale compano il giornale e se lo leggono per me sarebbe il giornato importante ma ho l'impressione che non sia così e 50 lingue si parlavano si parlano negli Stati Uniti inglese, spagnolo, francese, tedesco l'italiano e il cinese sicuramente oggi le lingue anche se sono cambiate però vedete il tempo ve ne racconterò la Topolino per me la cosa più bella di questi fumetti non, è, non sono solo le storie che hanno la loro importanza storica ma l'apparato culturale che ne deriva da questi redazionali guarda qui il veneto veneto del ciclismo il quinto trofeo e topolino quando esisteva ancora il trofeo topolino che belli tipi da spiaggia eh, bisognava divertirsi un po' in modo diverso la topo click Eh sì perché siamo nel, nell'estate del 97 e quindi questo era il gadget di quell'estate famosa fotocamera che io penso di non possedere ancora dico penso perché non, forse sì ma non lo so mi manca forse un pezzo non, non mi ricordo neanche quello che ho Paperino e la fortuna intransitiva Rodolfo Cimino ancora alla scrittura e Giorgio Bordini al disegno anche qui un bel disegno eh. bello e poi non finiamo qua perché abbiamo Bruno Concini Andrea Ferraris con De Paperone e le vacanze da miliardari Dunque, che dire, questo è un albo per quanto molto anonimo, in realtà molto scorrevole, molto godibile. Certo, se non fosse per Topocolo che è già il quarto episodio, ma recuperando pure quelli prima, siamo ancora in un periodo d'oro per il Topolino, che non viveva solo di inerzia, perché le copie lo dimostravano: 850.000 copie, siamo in estate ovviamente, eh, tirate e una buonissima parte vendute, voleva dire che. Non è la solo inerzia del, del periodo di qualche anno prima, ma che c'era ancora grande passione, grande creatività degli autori e anche dei lettori che si interessavano a leggerli. Di che a qualche anno arriverà internet e la società cambierà irrimediabilmente nel bene e nel male. O nel male, ognuno vede con i propri occhi la realtà di come stanno le cose. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto, come sempre, viva Topolino, perché questo è quello che mi spinge a fare queste chiacchiere. Alla prossima, ciao ciao.